parte domenica pomeriggio 3 ottobre, la nuova stagione rugbistica per il San Gregorio e per l'Amatori Catania in Serie A1 e A2. Il neopromosso San Gregorio del tecnico Orazio Arancio ospita nella prima giornata di A1, al Monti Rossi di Nicolosi, il Forte Amatori Milano. Inizio gara alle 15.30, arbitra il signor Colo Antonio di L'Aquila. La squadra di Arancio, che proprio ieri è stata presentata a stampa e tifosi, probabilmente andrà in campo contro la formazione milanese con Messina, Sapuppo, Spadaro, Peralta, Montanelli, ex dell'Amatori Milano, Pucciariello, Bresson, Doria, Amenta, Carbone, Grimaldi, Popmeier, Colaiuda, Rampa, Olofaro e Suarie. Indisponibili Dauria e Gentile. Esordio interno invece Algoretti anche per l'Amatori Catania, del nuovo tecnico giocatore, il francese Olivier Sverzut. Alle 15.30 i biancorossi, arbitro il signor Belvedere di Roma, ospiteranno i gladiatori sanniti, con una squadra che ricalca quella dello scorso anno, con una massiccia presenza di giovani catanesi. Prima vera partita in A per Forte e Mammana, da valutare poi le condizioni di Strazzeri, Di Paolo e Corona. Esordio dal primo minuto per la coppia di piloni Venturino e Guglielmino, che insieme al capitano Vinti formeranno la prima linea. Annunciato infine dal Comitato Regionale della Federazione il calendario 2010-2011 del campionato di Serie C Sicilia-Calabria, che partirà il 10 ottobre con due gironi e con ben 17 squadre. Nei due gironi saranno presenti le etnee Briganti Librino, Catania 2009, Cuscatania, Mister Bianco e Fenice Belpasso.